Per 3 giorni è stata festa alle porte del santuario della Madonna dell'Arco. Il premio Città di Sant'Anastasia ha visto sul palco allestito nella città vesuviana alternarsi giovani talenti in gara con ospiti di spessore, tra tanta musica e nomi come quelli dello showman Lino D'Angiò, l'attore Massimiliano Gallo e doppia coppia direttamente da Made in Sud. Squadra e progetti vincenti non si cambiano, dunque il team della kermesse targata PMC Music Recording Studio prosegue sulla strada tracciata negli ultimi anni, giuria d'eccezione per i giovani in gara, presieduta da Mara Maionchi. Ma il festival è anche occasione per Sant'Anastasia di mettere in vetrina alcune delle eccellenze di questo territorio, con gazebo sparsi ovunque. Tra queste spiccano i giovani corsisti dell'area vesuviana di Acef, che hanno riproposto durante la fiera la famosa moda da riciclo, con gli abiti ecosostenibili che hanno già sfilato diverse volte in passerella. Dolores Cuomo, direttrice della scuola. Acef, poiché forma prevalentemente artigiani e vuole formare artigiani di qualità, è vicina agli allievi, cercando di renderli il più possibile creativi e cercando appunto di accompagnarli nel mondo del lavoro, oltre che nella formazione, però in un modo consapevole e in un modo soprattutto rispettoso dell'ambiente, rispettoso della propria e dell'altrui identità.